Oggi vi faccio vedere un altro modello della Estrema Ratio, sempre di generazione abbastanza moderna. Si tratta del Defender 2 doppia guardia black nero. Come al solito arrivano degli scatoli di cartone, sempre gli stessi reati. All'interno troviamo il coltello con la solita documentazione. Il coltello è un coltello a lama fissa, ha un fodero in kydex con attacchi molle, come vedete, quindi apribile. Si può utilizzare sia in orizzontale che in verticale, anche togliendo questa parte qui. Il coltello è un coltello da difesa, come si nota dalla forma. La linea è a forma di daga, anche se la parte superiore non è tagliente. Ha questo svaso scola sangue, poi abbastanza notevole, che alleggerisce un po' la linea della lama. Da questo lato abbiamo il nome del modello. Dall'altro lato invece troviamo il solito logo loro, Estrema Ratio Made in Italy. Vi dicevo DG perché questa è doppia guardia, perché ce n'è anche una serie che ha una guardia sola di sotto. Sempre si vede un coltello di difesa perché ha i due svasi per la presa reverse. Praticamente le dita scorrono su questa parte permettendoti la rotazione del modello. Il modello, devo dire, risulta un bel pezzo, questa volta una bella forma. Le guardie per me sono leggermente grandi, ma in un momento, suppongo, di difesa fanno il loro dovere, si tengono, si impugna abbastanza bene. Un po' stretta per me la manicatura, ma essendo un butt knife o un coltello da difesa, deve essere obbligatoriamente così. Lo spessore è attorno ai 5 mm, che è giusto, ne fa una lama abbastanza spessa. La manicatura è in foprene, come al solito, e devo dire che non mi dispiace, anzi un bel pezzo questa volta, particolare da difesa. Estrema Ratio Defender 2 DG, doppia guardia.